Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. In questo tutorial voglio farvi vedere come realizzare un effetto artistico, diciamo, molto semplice e veloce. E questo abbiamo bisogno sempre di Photoshop. Apriamo Photoshop e andiamo ad aprire una foto, quindi una foto di un paesaggio. Ecco qua, questa è la foto di Positano. Ok, e cosa dobbiamo fare adesso? Andiamo su filtro, galleria filtri. Su galleria filtri andiamo su pastelli su superficie ruvida. Come vedete, qui gli diamo una lunghezza del tratto e gli diamo di 3, un dettaglio tratto e qui gli diamo tela quadro. E qua gli diamo ok. La salviamo intanto questa e la chiamiamo Positano Tela. Ok, fatto questo andiamo a fare ad aprirci di nuovo la foto originale, vedete, senza effetti. Andiamo su immagine, metodo e qui andiamo a dare scala di grigio. Ok, fatto questo andiamo su regolazioni, luminosità e contrasto e andiamo, vedete, ad aumentare la luminosità e il contrasto, non di troppo. Ok, andiamo qui a fare tasto destro, duplica livello e la portiamo in Positano, quella lì della tela, gli diamo ok. Portiamo il livello sotto e su questo, ok, andiamo sul livello 0 e andiamo a dare metodo di fusione scurisci. Su scurisci andiamo su immagine, regolazioni, luminosità e contrasto e andiamo, vedete, a dare un po' più la luminosità in modo che i tratti si intravedano di più. Ok, torniamo sulla foto di sfondo, quindi quella lì solamente di questo, e andiamo ad applicare sempre galleria filtri e qui andiamo a dare effetto pennellate e qui gli diamo 3, 7 e gli diamo semplice. Ok, applichiamo questo e noi ce la salviamo. Ok, per finire andiamo ad aprirci una cornice. File, apri, ci selezioniamo la bacchetta magica, qui andiamo a cancellare tutto il bianco, quindi sblocchiamo il livello, cancelliamo qui, andiamo a fare tasto destro, duplica livello e lo portiamo nella tela, quindi che sarebbe questo. Rimpiccioliamo quanto la foto, la ingranniamo così, selezioniamo le due foto sotto, le rimpiccioliamo in questo modo. Andiamo ad applicare un filtro o un'ombra interna in modo che un'ombra interna in questo modo e gli diamo ok. Ok, sotto la foto della cornice e andiamo ad applicare una selezione. Andiamo a metterla, diciamo, di un grigio sporco, diciamo, in questo modo. Prendiamo il secchiello, riempiamo e andiamo qui a mettere una opacità del 14%. Qui andiamo un po' ad allargare questo. Ok, in modo che abbiamo creato un effetto, diciamo, tela. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!